Recording in progress. Buon pomeriggio a tutti, io direi di iniziare, siamo in perfetto orario e vedo che cominciano anche ad aggiungersi sempre più partecipanti, infatti vi aspettiamo numerosi e vi ringrazio per essere qui. Oggi pomeriggio parleremo di distribuzione e di economia circolare. In che contesto ci troviamo? Ci troviamo nell'ambito di un ciclo di incontri informativi, informazioni in circolo appunto, realizzato in collaborazione anche con altre associazioni dei consumatori, nell'ambito di un finanziamento del Ministero dello Sviluppo Economico, definito dalla legge 388 del 2000, del 2021, anno 2021. Questo ciclo di incontri è un ciclo di incontri che tratta di aspetti differenti dell'economia circolare, o meglio, di diversi attori che concorrono a comporre la filiera dell'economia circolare. Questo è il secondo appuntamento, il primo appuntamento già si è svolto qualche settimana fa e trattava di recupero e di riuso, è stato a cura degli amici di Udicon e la registrazione è disponibile sul loro sito. Noi oggi invece parleremo di distribuzione e ne parleremo cercando di mantenere ferma l'attenzione su quello che è il punto di vista del consumatore. Infatti noi siamo Cittadinanza Attiva, un'associazione di consumatori, e quindi cerchiamo di mantenere sempre vivo quello che può essere appunto il punto di vista dei cittadini in qualità di consumatori in termini anche proattivi e propositivi, specialmente per un tema così importante come quello dell'economia circolare. E ne parliamo insieme con Claudia Brunori, che è la responsabile della divisione uso efficiente delle risorse e chiusura dei cicli di Enea, che ringrazio appunto per aver accettato il nostro invito. Qual è l'obiettivo del nostro incontro di oggi? L'obiettivo del nostro incontro di oggi di certo non è quello di essere esaustivi riguardo gli aspetti più tecnici che compongono la filiera dell'economia circolare, ma è più che altro quello di fornire delle indicazioni, delle informazioni al consumatore che gli consentano di acquisire una visione prospettica per avere per acquisire una consapevolezza maggiore nel momento in cui si trova a svolgere quello che è un ruolo molto importante sia in termini di scelta dei propri consumi, sia per quello che ne consegue dopo. Quindi il consumatore è coinvolto e svolge un ruolo attivo non solo per i comportamenti di scelta e di acquisto, ma anche poi successivamente per i comportamenti di consumo e di post-consumo. Qui vi riporto un po' il cerchio dell'economia circolare. Noi appunto adottiamo il punto di vista del consumatore, un consumatore attivo che con il suo comportamento ogni giorno può determinare la direzione in cui far marciare l'economia. In che senso? Può decidere di acquistare prodotti realizzati attraverso delle catene produttive sostenibili, può decidere di recarsi in determinati punti vendita, può decidere di smaltirli nel modo più corretto, prima di smaltirli di riutilizzare il prodotto in questione, può decidere poi ancora una volta di acquistare prodotti realizzati con materie di recupero, con materie di riciclo. Quindi come vedete in un'ottica diciamo di circolarità dell'economia il consumatore è colui che sostanzialmente dà linfa a questo ciclo. Infatti se noi volessimo dare una definizione un po' semplicistica anche giusto perché appunto come vi dicevo prima non abbiamo oggi ambizioni di esaustività, più che altro vogliamo appunto scambiare delle idee, delle opinioni per cercare di capire meglio insieme che cosa si intenda per economia circolare, qual è il ruolo del consumatore e oltre al consumatore oggi in particolare quale può essere il ruolo di un altro soggetto che è quello del distributore. L'economia circolare è un nuovo modello di produzione e di consumo che
principalmente tende a disaccoppiare quella che è la crescita economica dall'uso intensivo delle risorse, cosa che ha caratterizzato invece il modello dell'economia lineare che purtroppo per alcune filiere ancora ci accompagna. Quindi dobbiamo capire sostanzialmente quale può essere il ruolo strategico di uno dei soggetti di questa filiera, che molto spesso, diciamo, passa anche un po' sotto traccia, perché quando si parla di economia circolare si parla tanto del consumatore, dei comportamenti che può assumere, della produzione, nuovi sistemi di produzione, utilizzo di materiali riciclati, ma molto spesso non si prende in considerazione quello che è il ruolo che può ricoprire il distributore, che è un ruolo assolutamente strategico. È un ruolo strategico principalmente per due motivi. Uno, perché i distributori sono capillarmente presenti sul territorio. Per intenderci, quando parliamo di distributori, noi intendiamo le catene di negozi presso i quali facciamo i nostri acquisti alimentari e non, sostanzialmente. E poi rappresentano l'interfaccia con il consumatore, perché è il luogo in cui si realizza il comportamento di acquisto. In virtù di queste caratteristiche, il distributore può svolgere, diciamo, un ruolo strategico per favorire l'adozione di comportamenti di consumo sostenibili da parte del consumatore. Ma vediamo come è cambiata la figura del consumatore in questi anni. Da ultime ricerche che noi abbiamo realizzato, infatti vi citerò una serie di dati le cui fonti sono miste, sono indagini nostre, indagini realizzate in collaborazione anche con l'Istituto di Management della Scuola Sant'Anna di Pisa dello scorso anno, quindi sono tutti dati abbastanza recenti. Vediamo che il consumatore green, tra virgolette, si fa sempre più spazio, infatti circa l'80% degli italiani manifesta un'elevata attitudine alla circolarità nei suoi acquisti, perché percepisce che è importante ridurre il consumo di risorse, fare sacrifici per differenziare bene, smaltire correttamente i rifiuti, dare nuova vita ai beni dismessi e via dicendo. Cresce quindi l'attenzione nei confronti dell'impatto ambientale, in particolare del packaging, questo nelle scelte di acquisto. E negli ultimi due anni, infatti, come vi dicevo, la frequenza dei comportamenti d'acquisto green è aumentata fino a più del 50%. Quindi più in dettaglio, quasi il 60% dei consumatori compra prodotti confezionati con materiali riciclati, con imballaggi monomateriali, quindi più facili da smaltire, ed è attento alle informazioni sulla riciclabilità e guarda con attenzione anche all'acquisto di prodotti sfusi. Quindi abbiamo un consumatore più attento, però ci sono due però che rappresentano, secondo il nostro punto di vista, quelle criticità, opportunità nelle quali può svolgersi il ruolo strategico del soggetto distributore. La prima criticità riguarda un gap informativo, una criticità di carattere informativa, perché sebbene il consumatore sia più attento, sia più interessato ad alcune informazioni, altre invece passano un po' più sotto traccia, ad esempio risultano meno importanti nel scegliere un prodotto piuttosto che un altro, avere informazioni sulla filiera che ha portato appunto alla realizzazione di quel prodotto, piuttosto che al comportamento più o meno etico del produttore, all'origine delle materie prime, piuttosto che l'impatto ambientale. E qui vi propongo un'ulteriore suggestione per quanto riguarda la conoscenza che si ha di marchi, certificazioni e informazioni ambientali. Sempre nell'ambito della nostra indagine realizzata con la Scuola Sant'Anna di Pisa, abbiamo chiesto a un campione rappresentativo il livello di conoscenza dei marchi più importanti, più frequenti, che vedete quelli rappresentati in immagine. Il 26% degli italiani non li conosce, il 38% invece li conosce in maniera confusa, il 73% degli italiani pensa che le etichette ambientali usino dei termini troppo tecnici, il 79% che siano troppo complesse e il 76% invece che non forniscano abbastanza informazioni. Quindi abbiamo un consumatore attento, sì, ma che, diciamo, non riesce a reperire nel modo giusto tutte le informazioni di cui avrebbe bisogno. E questa è una prima criticità. E su questa prima criticità chiedo anche la vostra partecipazione e chiedendovi appunto di esprimere appunto la vostra opinione in questo sondaggio. Questa domanda ci serve per capire se effettivamente
può essere utile per favorire l'adozione di comportamenti di consumo più sostenibili, avere delle informazioni più facilmente fruibili all'interno del punto vendita, che, come vi dicevo, il punto vendita è l'interfaccia tra il consumatore e il prodotto di qualsiasi categoria merceologica si parli, sostanzialmente. Bene, allora, ecco i risultati. Vediamo che a quasi tutti voi, insomma, piacerebbe ricevere informazioni di vario tipo nel punto vendita, sia relativamente alle caratteristiche dei produttori, su come smaltire, in particolare il 45% su come smaltire correttamente i prodotti acquistati, il 42% tutte appunto queste opzioni e un altro 36% sulle etichette ambientali. Quindi effettivamente è un'esigenza informativa condivisa rispetto a quanto appunto emerge dalle nostre indicazioni. Un'altra criticità sulla quale vorrei portare la vostra attenzione, sempre nell'ambito appunto del comportamento del consumatore, è quella legata al corretto conferimento di alcune tipologie di materiali. Infatti vediamo che oramai il consumatore è avvezzo a fare la raccolta differenziata, fortunatamente siamo bravi, infatti circa il 70-80% degli italiani aderisce correttamente alla raccolta differenziata. Restano però delle criticità su alcuni elementi che richiedono maggiore attenzione e maggiore impegno, come i RAE, che sono i rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche, gli oli vegetali esausti, gli oli di frittura per intenderci banalmente, e i capi di abbigliamento. Più in dettaglio, sempre secondo appunto la nostra indagine, il 30% degli italiani dichiara di non conferire correttamente i RAE, il 41%, quindi la percentuale sale quando parliamo di oli esausti, fino ad arrivare al 58% quando parliamo di capi di abbigliamento dismessi. Analizziamoli uno per uno. Le criticità che riguardano i RAE, da che cosa possono dipendere? Ma prima di ciò vi lascio appunto dei numeri per suggestione. Abbiamo prodotto nel corso del 2020 in Europa oltre 12 milioni di tonnellate di RAE, quindi di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, con un tasso di raccolta europeo che è inferiore della metà, 46,8%, e italiano ancora più basso. I motivi sono dei problemi un po' di carattere strutturale per l'organizzazione un po' delle filiere anche di raccolta. I servizi sono poco conosciuti, quindi un gap informativo, perché ci sono dei servizi come 1 contro 1, 1 contro 0, che sono disponibili presso i punti vendita, ma i cittadini non li conoscono. E delle carenze strutturali, come vi dicevo, perché appunto il 57% giudica i punti di raccolta RAE scarsi o appena sufficienti. Questi sono dati che abbiamo rilevato nel corso di un'indagine realizzata in collaborazione con Junker Up in un nostro precedente progetto. Ma perché è così importante la questione dei RAE? E perché è importante dare delle informazioni, come vi dicevo, in una prospettiva più ampia ai consumatori, per ben capire quale può essere poi il ruolo che può svolgere ciascun soggetto nella filiera dell'economia circolare. La questione del CRM sarebbero le materie prime critiche, che è una questione molto molto attuale per una rilevanza economica, perché per estrarle è necessaria un'attività molto molto impattante e perché per queste abbiamo una dipendenza quasi totale da paesi terzi, quindi ponendoci anche in condizioni particolarmente delicate. Ad esempio il 98% delle terre rare viene importato dalla Cina, il 98% del borato dalla Turchia e così via dicendo. Quindi non siamo assolutamente autonomi nella produzione, nel reperimento, ecco, di queste materie prime critiche. E un pezzo della soluzione di questo problema potrebbe essere il riciclo dei prodotti tecnologici. Quindi il corretto conferimento dei RAE è importante non solo per una questione di impatto ambientale, ma anche appunto per una questione di difficoltà di reperimento di queste materie critiche, di costi economici e sociali che ne conseguono. Chiedo ancora una volta la vostra collaborazione per avere un'indicazione da parte vostra riguardo invece lo smaltimento dei RAE. Infatti io vi chiedo se nei negozi di elettrodomestici o comunque di tecnologia nei quali vi recate per fare i vostri acquisti avete mai ricevuto delle informazioni sulle corrette modalità di smaltimento dei prodotti acquistati.
Il 73% di voi non ha mai ricevuto informazioni su come smaltire i RAEE, e questo effettivamente è un'informazione interessante. E poi dopo vedremo meglio il perché, insomma. E veniamo agli oli, un secondo elemento critico in questo nostro discorso. Il 62% degli oli vegetali esausti deriva da attività domestica, quindi quello che noi produciamo in casa, usiamo e produciamo in casa, ne viene raccolto solo il 5%. Questi sono dati molto recenti contenuti nel dossier Scusami, ricicli l'olio, a cura di economiacircolare.com, realizzato in collaborazione con Junker Up e di recente pubblicazione, quindi sono dati tutti molto molto recenti. Ne raccogliamo solo il 5%. I possibili motivi, anche qui la mancanza di informazioni, la carenza di punti raccolta, infatti ne sono stati mappati 1.500 in tutti i comuni italiani, la media di uno ogni 39 milioni di ogni 39.000 abitanti, scusatemi. Quindi si tratta comunque di un numero abbastanza esiguo e anche malvalutato in termini di adeguatezza e di accessibilità. Infatti solamente un italiano su quattro è pienamente soddisfatto di questi punti di raccolta. Anche qui è importante assumere una prospettiva più ampia nella valutazione della questione per capire perché è così importante raccoglierli correttamente e perché è una risorsa critica anche questa, così come per i RAEE, per una questione ovviamente ambientale. Un chilo di olio inquina una superficie di acqua fino a 1.000 metri quadrati, è un danno economico. Basti pensare nel momento in cui appunto l'olio non viene considerato come risorsa, ma come rifiuto, è un danno perché sostanzialmente non si consente lo sviluppo di altre filiere produttive. Basti pensare che da 100 kg di olio si ottengono fino a 65 kg di olio lubrificante, senza parlare poi degli altri usi in biocosmesi, saponi e inchiostri e via dicendo. E anche qui, riguardo agli oli, chiedo la vostra collaborazione per sapere se effettivamente vivete, siete protagonisti di buone pratiche nella raccolta degli oli. Allora, anche qui, allora, nella maggior parte dei casi c'è il conferimento delle batterie nel 41%, degli oli vegetali esausti solo nel 9% e nel 53% non è presente la raccolta di nessuna delle tipologie di rifiuti che abbiamo elencati. E anche questo appunto è di stimolo per la nostra discussione. E vediamo al tessile. Il discorso del tessile è un discorso un po' più nuovo, è ugualmente critico perché infatti si stima che il 10% delle emissioni mondiali di gas serra sia dovuto alle produzioni del tessile e secondo dei dati dell'Agenzia Europea nel 2017 sono stati prodotti 650 kg a persona di CO2 per le produzioni del tessile. 143.000 tonnellate di rifiuti tessili urbani sono stati differenziati nel 2019. Questi sono dati ISPRA, che può sembrare un numero grande, ma rapportato alle percentuali della raccolta differenziata, parliamo solamente dello 0,8%. Anche qui si tratta di una tipologia di recupero poco gestita. Abbiamo avuto negli ultimi anni l'esplosione della fast fashion e dei prodotti a basso costo, che inevitabilmente hanno fatto esplodere la quantità di rifiuti tessili. Anche se attualmente, da quest'anno in realtà, è entrato in vigore l'obbligo della raccolta differenziata anche per questa tipologia di rifiuti per i comuni, ma questo qui, diciamo, è un work in progress, tra l'altro anticipando di 3 anni quelli che erano gli obblighi previsti dalla direttiva europea che li introduceva. Anche su questo, per quanto riguarda appunto le esperienze che voi avete riguardo il conferimento del tessile, vi chiedo di contribuire ancora una volta dicendoci se conoscete qualche punto vendita di vestiti appunto impegnato anche nella raccolta degli abiti usati.
E anche in questo caso, nel 72% dei casi, no. Si tratta appunto di percentuali molto alte che sono significative e che a noi sono molto d'aiuto anche per valutare quelle che sono le criticità sicuramente, ma le opportunità per il settore della distribuzione per venire in soccorso un po' di questo consumatore che magari è informato, vorrebbe contribuire maggiormente all'implementazione di modelli più circolari, però magari gli mancano dei pezzi. Quindi io vi lascio adesso con due spunti di riflessione su che cosa può fare la distribuzione per migliorare appunto questi comportamenti e anche le produzioni di consumo sostenibili. In particolare potrebbe svolgere due funzioni e su queste suggestioni poi lascio la parola a Claudia Brunori che sicuramente saprà arricchire ulteriormente la discussione di stimoli. Sicuramente il distributore potrebbe svolgere una funzione informativa e formativa per colmare i gap che ancora sono persistenti e per favorire appunto una scelta più responsabile. Voi stessi appunto mi avete detto nel primo sondaggio che sareste interessati a ricevere più informazioni nel punto vendita, lì dove vi recate per fare acquisti quotidianamente, indipendentemente dalla categoria merceologica di cui stiamo parlando. E un altro ruolo molto importante potrebbe svolgere un ruolo da facilitatore per lo smaltimento di rifiuti importanti che ancora sono critici, come i RAE, gli oli e i tessili, che comunque diventano linfa per altre filiere produttive. Io con questa ultima slide vi saluto e la parola a Claudia Brunori. Allora, buonasera e grazie per avermi invitato qui oggi in questo evento. Cercherò di portare un contributo, ma la relazione che mi ha anticipato è stata già abbastanza dettagliata e completa. Provo a condividere comunque qualche slide, sperando che di riuscirci. Vedete tutti? Ok. Allora, come detto già è stato molto molto anticipato da chi mi ha preceduto, forse ripeterò qualche cosa che già state detta, ma comunque credo che siano concetti fondamentali che più si ripetono e meglio è. La transizione verso l'economia circolare non è altro che la transizione verso un modello economico in cui si dà più valore alle risorse, a tutte le risorse, non solo energetiche, ma anche e soprattutto materie prime. C'è qualche problema? No. Ho visto che si era interrotta l'interprete, ok. No, perché non mi vedevo, non so se... Ah, io vedo benissimo, invece avevo il dubbio che non mi sentiste. Quindi è il passaggio, questo modello economico che è basato su un uso e una gestione più efficiente delle risorse, non solo l'energia, molto del focus degli ultimi anni è stato sull'energia, ma anche sulle materie prime, sul cibo, sull'acqua. In questi giorni vediamo come la risorsa acqua, insomma, sta assumendo anche questa connotazioni abbastanza drammatiche da tutti i punti di vista. E quindi è basato si contrappone all'economia lineare perché è basata proprio sulla ricerca della chiusura dei cicli ai vari livelli, a partire dalla produzione, la distribuzione, il consumo e il riciclo. E ovviamente oggi, fatte queste premesse, ovviamente oggi la giornata è dedicata alla specifica fase della distribuzione, che però non può prescindere dall'interfaccia con tutto il resto, perché chiaramente non si può ambire ad avere una chiusura di cicli lungo l'intera catena di valore di prodotti e materiali se non c'è una interfaccia, un'interazione tra le varie fasi dello stesso ciclo di vita. È stato menzionato, quando parliamo di distribuzione moderna, cosa intendiamo? Intendiamo appunto i grandi marchi, intendiamo una grande quantità di punti vendita. Qui ho riportato così a titolo di esempio
dal sito di Federdistribuzione, è una delle associazioni più importanti nazionali proprio della distribuzione moderna, sia le cifre, quindi parliamo di 15.600 punti vendita, di 67 miliardi di euro di fatturato, insomma parliamo di realtà molto importanti che sicuramente possono fare la differenza in una transizione circolare. Tornando alla grande distribuzione, i grandi marchi possono cominciare, diciamo così, a promuovere la promozione di questa transizione verso la circolarità già nella loro scelta, nella progettazione, nell'approvvigionamento più sostenibile delle risorse, e quindi mettendo in campo iniziative di ecodesign, progettazione per allungare la vita dei prodotti, cioè rendendoli più riciclabili, disassemblabili, riparabili, sostituendo tutte le materie prime critiche, quelle già menzionate in precedenza, ma anche tutte le sostanze pericolose, e introducendo l'utilizzo di materie prime riciclate o materiali innovativi ad elevate prestazioni e più sostenibili. Qui diciamo è riportato uno slide del perché la progettazione è tanto importante, cioè la transizione circolare inizia proprio da lì, dalla progettazione, perché a livello di emissioni in atmosfera, emissioni di gas serra, la maggior parte delle emissioni avviene proprio nella parte dell'approvvigionamento delle risorse, della progettazione e della produzione, e poi ovviamente in minor parte anche nella distribuzione e consumo. Quindi sicuramente andare ad incidere sulla parte della progettazione è fondamentale e non si può prescindere. E qui ci sono alcuni esempi di alcune buone pratiche che ho estratto dalla banca dati della piattaforma italiana degli stakeholder per l'economia circolare, che è coordinata da Enea, che vede la partecipazione di oltre 260 organizzazioni a livello nazionale, ma veramente degli esempi ce ne sono molti di più, chiunque la può consultare volendo, e per capire... Flavia, scusami se ti interrompo, se puoi mettere in modalità presentazione... perché vediamo solo la prima slide. Ah, caspita. E quindi che devo... Perché io invece stavo andando avanti. Se puoi mettere magari in modalità presentazione. Ecco, era in modalità presentazione. Sì, no, scusami, a schermo intero. Devo condividere tutto lo schermo. Ok. Quello che devo fare forse. Scusate che non mi ero... Perfetto. Adesso io andavo avanti e non... Ok, e qui devo mettere, cioè l'interprete si vede, voi la vedete ancora? Sì, tranquilla. Ok, perfetto, perché io non la vedo più, allora mi domandavo se avessi tolto tutto. Perfetto, allora, scusatemi che non mi ero, pensavo insomma che vedeste quello che vedevo io. Quindi qui dicevo, in questa banca dati ho... estratto tre buone pratiche, ma ce ne sono anche tante altre. Alcune tipo OVS sicuramente un distributore, gli altri sono ovviamente attori non grandi distributori, ecco, però sono esempi di quello che si può fare, per esempio nell'innovazione di prodotto, questa Orange Fiber che produce tessuti da sottoprodotti della spremitura industriale delle arance, oppure Radici Group che produce calze collant dal processo di riciclo di bottiglie di plastica o del nylon, per esempio quello delle reti di pesca. Mentre interessante per OVS è la elaborazione e utilizzo di un indicatore di circolarità che utilizzano per impostare le loro scelte di produzione. E questo indicatore di circolarità loro lo valutano prendendo in considerazione il tipo della fibra utilizzata, il numero delle fibre, ma anche il numero delle componenti, perché è chiaro che
Tanto più un oggetto è complesso e costituito da diverse materie prime e componenti, tanto più è difficile poi poterlo riciclare a fine vita. Ma la chiusura di cicli lungo la catena di valore, ovviamente in primis i distributori la possono fare nelle fasi della distribuzione e del consumo. E come possono farla? Intanto possono proporre dei nuovi modelli di consumo, come l'economia di condivisione o il pay for use, che in alternativa all'acquisto di un prodotto si propone l'acquisto di un servizio. L'esempio che posso fare, che probabilmente tutti conoscete, sono gli operatori telefonici che propongono il pagamento di una quota mensile che include anche lo smartphone, che non diventa di proprietà dell'utilizzatore. Queste sono delle modalità di business innovative che sono più efficienti in termini di uso delle risorse. Perché sono più efficienti? Beh, per quanto riguarda l'economia di condivisione, ovviamente ci sono oggetti che vengono utilizzati per una quota molto piccola della loro vita. Ci sono degli studi che dimostrano che hanno valutato come, ad esempio, un'automobile rimane ferma per oltre il 90% della propria vita e una lavatrice rimane ferma per ben oltre il 90% della propria vita. Ecco, trovare delle modalità invece di poter condividere oggetti per delle funzioni che possano quindi essere allargate a varie persone significa utilizzare meglio quegli oggetti, significa utilizzare meglio le risorse che sono state necessarie per realizzarle. Sicuramente grossa attività la possono fare nella distribuzione, i distributori per quanto riguarda la lotta allo spreco alimentare, e ci sono già in campo tanti, tanti esempi, ma soprattutto possono attrezzarsi e diventare delle cosiddette piattaforme di ricezione e di scambio. Possono in qualche maniera, potrebbero attrezzarsi a ricevere alcune tipologie di rifiuti, ma anche oggetti, perché il rifiuto è una definizione normativa, ovvero quell'oggetto di cui il possessore intende disfarsi, ma in realtà ci sono situazioni in cui si intende disfarsi di oggetti che sono ancora funzionanti o che potrebbero essere ancora utili e che potrebbero essere destinati a una seconda vita. Quindi l'organizzazione di centri di raccolta, officine di riparazione, riuso, promuovere questo tipo di scambio e di seconda vita, diciamo, degli oggetti, è sicuramente qualcosa che i distributori potrebbero fare. E poi, già stato detto, sicuramente promuovere il consumo informato e quindi consumo informato che prevede anche chiarire con delle modalità chiare e semplici da interpretare qual è la sostenibilità di un certo prodotto e qual è la circolarità di un certo prodotto, affinché il consumatore abbia uno strumento per orientare i propri acquisti verso i prodotti più sostenibili e circolari. E a tal riguardo qui ho riportato qualche slide sul tema delle etichette ambientali, perché sulle etichette ambientali è stato detto spesso c'è troppa confusione. Le etichette ambientali intanto non sono uno strumento cogente, ma sono uno strumento di comunicazione volontario. E sono definiti, sicuramente ben definiti a livello nazionale e internazionale, per favorire la diffusione dei prodotti verdi. E sono dei marchi, ne abbiamo visti qualcuno, insomma, nella precedente presentazione, che sono applicati su prodotti o che sono associati a un certo servizio.
e dovrebbero quanto più possibile fornire delle informazioni sulle prestazioni ambientali complessive del prodotto o del servizio, oppure su uno degli aspetti ambientali più specifici. Tutto questo vale, come è stato ben evidenziato, se le etichette forniscono una informazione chiara e inequivocabile agli utenti, a chi deve acquistare il prodotto. Questo può aumentare il potere di scelta del consumatore e far crescere la domanda dei prodotti verdi. Quindi sicuramente, ovviamente, questo è una modalità per promuovere anche lo sviluppo di ulteriori prodotti verdi, perché se si orienta il mercato verso il mercato verso dei prodotti più sostenibili e circolari, è chiaro che anche l'offerta comincerà ad aumentare e le aziende produttrici si orienteranno in quella direzione. Una grossa leva su questo la può fare anche l'amministrazione pubblica tramite il Green Public Procurement. E quindi le etichette ambientali poi di fatto hanno proprio l'obiettivo di promuovere la domanda e l'offerta di questa tipologia di prodotti. I principi che seguono sono ben definiti, non devono creare barriere commerciali, sono basate su metodologie scientifiche complete ed esaurienti, che siano accurate e riproducibili, devono essere trasparenti, basate su un approccio, uno studio di ciclo di vita, non creare barriere all'innovazione, non aumentare il fardello burocratico, favorire la partecipazione e essere trasparenti rispetto a tutte le informazioni. Quello che va assolutamente evitato è che ci siano queste etichette vengano utilizzate per il cosiddetto greenwashing, ovvero applicare sui prodotti delle etichette che non rispondono a questi principi e che creano delle false aspettative nell'acquirente. Quindi è veramente molto importante su questo fare chiarezza e discriminare, consentire al consumatore di discriminare tra le etichette ambientali, quelle affidabili, e tra dei marchi rispetto a dei marchi che invece non seguono questi principi. A tal riguardo, nell'ambito della convenzione che Enea ha con il Ministero dello Sviluppo Economico, proprio dedicata alla realizzazione di strumenti per promuovere il consumo, la realizzazione di strumenti a vantaggio dei consumatori per promuovere la transizione verso l'economia circolare. Una delle attività che stiamo portando avanti anche in collaborazione con le associazioni dei consumatori sono proprio delle attività di sviluppo di alcune etichette ambientali che dovrebbero essere quanto più possibile semplici, univoche. Cercheremo di realizzare una volta sviluppata la metodologia e l'approccio, cercheremo di realizzare un QR code che possa essere letto da uno smartphone e che consenta di classificare i prodotti in funzione del contenuto di materia prima riciclata, della carbon footprint, ma anche del grado di riciclabilità post consumo delle varie componenti. Siccome si tratta di un'etichetta innovativa, perché questo tipo di approccio non è stato ancora applicato o raramente applicato, questo pilota dimostrativo sarà applicato per il momento solamente a tre settori: il settore tessile, carta ed edilizia, e per poi poter essere sperabilmente esteso anche ad altre tipologie di prodotto. A differenza delle etichette del consumo energetico, vale la pena sottolineare che in questo caso, mentre
diciamo, con il consumo energetico è anche facile dare delle classificazioni, quindi sapete bene, insomma, tutte le apparecchiature elettroniche sono contraddistinte da questa classificazione che va da A a B, C ed altre lettere in funzione delle prestazioni in termini di efficienza energetica. Lì si deve in quel caso misurare o valutare solamente un parametro che è l'energia. È molto più complesso quando si deve andare a valutare tanti parametri insieme, quali possono essere appunto quelli riportati qui, e in aggiunta, oltre alla materia prima riciclata e il grado di riciclabilità carbon footprint, noi stiamo anche sviluppando una procedura per la valutazione dell'impronta idrica dei prodotti del water footprint, che sarà anch'essa inserita all'interno poi della etichetta ambientale. E chiaramente ne uscirà fuori un risultato univoco facilmente interpretabile dai consumatori. E per chiudere, già è stato ampiamente presentata la possibilità di come e quanto la distribuzione può contribuire nelle fasi di raccolta dei rifiuti o degli oggetti non più utili per i consumatori, che possano poi essere avviate a riuso e riciclo. È importante, è fondamentale questa fase, perché se non c'è una raccolta differenziata, adeguata, è inutile parlare di rifiuti zero, è inutile parlare di riciclo al 100%, questo non può avvenire assolutamente. Invece è fondamentale immaginare un percorso in cui prima di diventare rifiuti le risorse sono assolutamente usate, riusate, rigenerate e si cerca di massimizzare la presenza di queste stesse risorse all'interno del ciclo produttivo e si cerca di mantenerle in uso. Ma una volta che diventano rifiuti si dovrebbe il più possibile fare in modo che ci sia una raccolta differenziata che consenta di considerare questi rifiuti non come oggetti da smaltire, ma appunto come preziose risorse. E quindi vedere gli impianti di riciclo non come impianti di trattamento rifiuti, ma come impianti di produzione di materie prime utili da poter essere rimesse nei cicli produttivi. Qui ci sono sempre riprese dalla banca dati della piattaforma ICESP alcuni esempi, quindi che purtroppo non riguardano la distribuzione, ma riguardano delle iniziative da cui la distribuzione potrebbe prendere esempio per implementarle. Parliamo di, per esempio, una iniziativa di questo RIFO che rigenera le fibre tessili del cashmere. Lo fanno nel distretto di Prato, quindi in questo caso c'è una raccolta selezionata, differenziata degli oggetti in cashmere che viene valorizzata in questa maniera. Reware si occupa di rigenerare i computer aziendali e quindi le aziende, anziché smaltire i computer per acquistarne in altri, si consegna a questa azienda i propri computer in maniera che possano essere rigenerati e aggiornati e upgradati. E poi c'è questa Humana che si occupa della raccolta degli indumenti usati. Questo è particolarmente interessante, anche visto quello che si diceva, perché il tema dei vestiti usati non è mai stato affrontato, si inizia solamente adesso, ma è fondamentale che venga gestito in maniera che siano valorizzate il più possibile. Quindi questi sono una serie di reti di negozi solidali in cui
diciamo, i vestiti vengono valutati e valorizzati in funzione delle caratteristiche specifiche di ogni capo, laddove possibile, ovviamente. Prima quello che non è possibile deve essere necessariamente avviato a smaltimento. E per concludere, un breve accenno, come è già stato detto, al tema dei rifiuti elettronici, su cui sicuramente la distribuzione potrebbe fare molte cose, molto, sul tema della raccolta, perché prima sono state menzionate delle cifre medie sulla raccolta dei rifiuti elettronici in Italia, no, che mi sembra fossero intorno al 36-37% dell'immesso al commercio. In realtà, purtroppo, quando parliamo di piccole apparecchiature, la cifra, la percentuale di raccolta è al di sotto del 20%. Questo perché talvolta questi piccoli oggetti finiscono nella frazione indifferenziata, talvolta rimangono nei nostri cassetti, e quindi, diciamo, ci prestiamo poca attenzione anche noi, visto che sono piccoli, non ci danno molta preoccupazione, come per esempio potrebbero darcene i frigoriferi, le lavatrici, che invece smaltiamo correttamente o riconsegniamo ai rivenditori. In questo caso, come è stato detto, noi dentro le nostre case abbiamo una vera e propria miniera urbana, e miniera di materie prime preziose, di materie prime strategiche, che dovremmo trovare il modo assolutamente di sfruttare e valorizzare. E quindi è fondamentale andare a incentivare una raccolta anche di queste piccole apparecchiature. E a tal riguardo menziono un progetto che è terminato da poco, in cui Enea ha partecipato, che ha riguardato proprio la realizzazione, una sperimentazione di un cosiddetto smart bin, una modalità di raccolta intelligente delle piccole apparecchiature, in collaborazione ovviamente con i soggetti gestori di rifiuti e con gli enti locali, affinché si potesse allungare la vita di queste apparecchiature. E ovviamente questo ha coinvolto tutta una serie di attori. Questa è la foto dello smart bin che è stato realizzato. In Italia il caso studio è stato realizzato a Cava dei Tirreni. E in che cosa consisteva l'incentivo? L'incentivo era dato a chi conferiva la piccola apparecchiatura identificandosi tramite la propria tessera sanitaria, aveva diritto poi a una scontistica presso i negozi, le biblioteche, i ristoranti di Cava dei Tirreni. Questo è un esempio di approccio che ovviamente può essere mutuato e replicato sicuramente in tutti i centri commerciali, dove per esempio la scontistica può riguardare alcune tipologie di prodotti in vendita negli stessi centri commerciali. E quindi è sicuramente una modalità che si può e si dovrebbe implementare e replicare su vasta scala, perché le apparecchiature poi conferite in questa maniera possano essere gestite da una parte valutando se possono essere riparate e eventualmente riutilizzate, e in caso che questo non sia possibile possono essere invece avviate a riciclo per il recupero di queste materie prime strategiche così importanti e fondamentali per tutte le applicazioni ai tech, ma anche per tutta quella che è la transizione energetica e digitale su cui in questo periodo stiamo ampiamente investendo come paese. Io avrei terminato, ma ovviamente sono a disposizione per eventuali approfondimenti o domande o
Sì, grazie Claudia, grazie mille. Io nel frattempo stavo scorrendo appunto la chat proprio per leggere le suggestioni che sono venute dai partecipanti. Infatti, se avete dei dubbi, vi invito a scriverci e leggevo appunto l'idea di legare, di incentivare la raccolta dei rifiuti da parte della distribuzione, legandola appunto a un meccanismo che ben si aggancia all'ultimo esempio di buona pratica che tu ci hai fatto. Quindi diciamo, i nostri partecipanti sono abbastanza attivi e propositivi su questo. E ancora una criticità che veniva mostrata, più che altro riguarda, se ho ben interpretato, un'attribuzione di ruoli, nel senso che per RAE, oli e tessuti il riferimento sono i punti di raccolta comunale. Su questo personalmente esprimo un'opinione, poi Claudia intervieni anche tu ovviamente, assolutamente sì, ci sono i punti di raccolta comunali, però è ovvio che nel momento in cui si può intervenire a integrazione, a supporto per rendere più capillare la possibilità sul territorio di raccogliere questi rifiuti che sono un po' più delicati, un po' più difficili da conferire, ben venga ogni genere di collaborazione. Per dire, faccio un riferimento anche degli oli. Noi in un precedente progetto abbiamo realizzato appunto delle attività, delle sfide che favorissero l'adozione di comportamenti più sostenibili da parte dei consumatori e insieme con gli amici di Junker Up abbiamo contribuito alla mappatura dei punti di raccolta degli oli in alcune città, non necessariamente i punti di raccolta delle isole, quindi quelli gestiti dei comuni, ma anche quelli ad esempio gestiti da catene di distribuzione che sono molto molto apprezzati dai consumatori, proprio perché la questione che dicevo prima, sono dei punti presenti sul territorio, sono molto capillari, sono facilmente raggiungibili e accessibili anche in termini, diciamo, di disponibilità oraria rispetto a quelli che potrebbero essere centri di raccolta comunali. Quindi, secondo me, sotto questo punto di vista, per gestire la raccolta dei rifiuti che sono importantissimi perché sono appunto delle risorse, ma la cui raccolta è abbastanza critica ancora, purtroppo, ebbene, sarebbe bene fare gioco di squadra, ecco, e valorizzare il ruolo del distributore anche su questo fronte. Ma se posso aggiungere una cosa, io ribadirei questo concetto del fatto che un oggetto diventa rifiuto quando noi decidiamo che diventa rifiuto. E fino a quel momento è nostro e ne facciamo quello che vogliamo. Quindi possiamo anche decidere di conferirlo in percorsi che per noi sono più comodi, più incentivanti. Non è vietato, ecco, perché, ripeto, il rifiuto diventa rifiuto solo nel momento in cui noi ce ne sbarazziamo in certe modalità, altrimenti rimane un oggetto. E quindi bisogna un po', secondo me, cambiare il paradigma di come si valutano gli oggetti che abbiamo tra le mani. E quindi è banalmente una penna che fino a un attimo prima stava sul tavolo, io decido di buttarla, è diventato un rifiuto, ma è sempre una penna, insomma, non è cambiata, era sempre quella. Magari a qualcun altro fa comodo, quindi la vera, diciamo, opportunità è quella invece di promuoverne il più possibile il riuso in primis e poi l'eventuale riciclo. Questo dovrebbe diventare il modus operandi di tutti. Poi è chiaro che i consorzi, è giusto che ci sono, che ci sia l'organizzazione di tutto, che ci siano anche le isole ecologiche, perché è chiaro che a livello comunale, comunque, a prescindere dalle iniziative al contorno, ci deve essere un sistema, una struttura. Però è altrettanto vero che l'importante è raggiungere l'obiettivo, insomma. E poi è evidente che su alcune tipologie di rifiuti l'attuale sistema non è adeguato e quindi è chiaro che si devono trovare altre modalità e questa potrebbe essere decisamente una modalità interessante anche perché nel confronto poi con, ad esempio, con gli interlocutori di Federdistribuzione si evidenziava anche l'eventuale interesse degli stessi distributori in qualche maniera ad attirare i consumatori e a fidelizzarli in qualche maniera in contrasto al crescente utilizzo dell'e-commerce. E quindi, diciamo, ci potrebbe essere un beneficio da
una cosiddetta rarissima opportunità di situazione win-win per tutti. E quindi, insomma, varrebbe la pena sperimentarla il più possibile. Sì, assolutamente. Allora, scorro rapidamente per vedere se ci sono altre suggestioni. In ogni caso, io rinnovo comunque, diciamo, quella che era l'obiettivo del nostro webinar di oggi, quello più che altro di fornirvi delle suggestioni per incentivare un ragionamento rispetto a come intendere, appunto, ce lo siamo detti, un rifiuto, non un rifiuto, ma in qualità di risorsa, fare attenzione anche a quello che viene dopo il conferimento, quindi diciamo, maturare quelle riflessioni tali per cui riusciamo a porre in essere dei comportamenti di scelta, di acquisto e di consumo che possano essere più sostenibili. E mi riaggancio appunto a quella che era la prima slide che vi ho mostrato, lì dove il consumatore svolge un ruolo attivo e proattivo ancora di più in un modello di economia circolare rispetto a quello che era il modello di economia lineare, dove era un po' il terminale della filiera, dove arrivava tutto sostanzialmente. Invece adesso il consumatore svolge quel ruolo attivo che chiude il cerchio e permette la reimmissione in circolo delle risorse di quello che potrebbe essere un rifiuto, lo riutilizza eventualmente prima di conferirlo come rifiuto, poi con il suo corretto conferimento consente una reimmissione nel ciclo dell'economia circolare in un percorso il più possibile virtuoso, ovviamente. E diciamo che la suggestione con la quale, ecco, io vorrei salutarvi è quella di riflettere anche dietro a ogni comportamento, dietro a ogni scelta effettivamente i diversi soggetti che ci sono, che concorrono e lavorano per implementare dei modelli di economia circolare. Oggi abbiamo parlato del distributore, di quello che potrebbe essere il ruolo di questo attore, un ruolo assolutamente strategico, sia per contribuire a colmare quel gap informativo che ancora sussiste e che potrebbe, come dire, dare un'ulteriore spinta allo sviluppo e all'adozione di comportamenti di consumo più sostenibili, sia per quanto riguarda appunto diciamo quel fortissimo contributo da un punto di vista strutturale che potrebbe dare nelle attività di recupero di rifiuti critici ancora, quali possono essere gli oli, i RAE, i tessili. Sui tessili, appunto, come diceva benissimo anche Claudia, è una cosa molto molto nuova, infatti l'obbligo è abbastanza recente e c'è tanto da lavorare su questo. Io con questo vi saluto e vi ringrazio tanto per l'attenzione. Ringrazio Claudia per aver accettato il nostro invito e le anticipo che la disturberemo sicuramente altre volte. E grazie ancora. Grazie a voi, buona serata. Thank you.